maestoso per l'Estone Glebova, capriccio spagnolo di Rimsky-Korsakov, 20 anni, ha un bantam personale di 96,43, stabilito proprio nel corso di questa stagione, allenata da Anna Levandi, dodicesima ai campionati europei del 2007 e del 2009. Loop ruotato in precedenza con le spalle, non riesce a mantenere l'arrivo. Correvole. Triplo salto, doppio tolu, doppio tolu, bene. Di spirali molto bella, triplo tolup e triplo tolup. Allora, ieri questo elemento è stato degradato, il secondo triplo tolup. A me oggi sembrava pulito assolutamente. È vero che siamo dal lato opposto della pista, però salto, bene. Doppio Axel, doppio Tolu, molto bene. Ancora il doppio Axel. Di nuovo. Line 6 malissimo nella combinata, la sta salvando. Beh, luce d'ombre, più ombre che luci in questo programma dell'Estone, che è partita molto male con un triplo loop piuttosto incerto, con mano giù, sbagliato l'ingresso, alternato, sì, cose però belle, altre belle. Cose molto belle in combinazione triplo triplo. Credo che fosse già nella seconda metà del programma,
gli altri, i doppi axel in combinazione solidi, decisi. Direi che dal punto di vista dei salti è stato un buon programma, semmai un pochino poco coinvolgente dal punto di vista della coreografia, un po' spento soprattutto nell'ultima parte, andava un po' a calare, si notava la sua stanchezza, però è stata ben concentrata, non si è fatta condizionare da quel primo errore e per essere in casa sua con tutto questo pubblico che la sostiene è riuscita lo stesso a compiere un buon libero, portare a termine un buon libero. Tantissimi fiori, tantissimi omaggi dagli spalti, ecco l'abbraccio con la sua allenatrice Levandi. A proposito di valutazioni, ieri ancora un po' di rammarico, anche sui siti specializzati si parlava di vittoria morale per la coppia Federica Faiella-Massimo Scalia, Andrea, sulla danza non è bastato, ecco qui vedete proprio l'errore nel triplo loop iniziale, non è bastato proprio vincere due gare su tre per portare a casa l'oro, qualcosa che fa riflettere. Due gare su tre che poi sono quelle che realmente fanno la gara di danza, nel senso che lo schema originale e poi il programma libero, in quelle due sezioni di gara, in quei due segmenti si vede davvero la qualità di una coppia, il prestigio di una coppia emerge in quei frangenti. L'obbligatorio, lo abbiamo già detto, probabilmente scomparirà addirittura dal programma, insomma, per cui fa abbastanza rabbia vedere che un oro è sfuggito per così poco, però del resto questi oggi sono i regolamenti e quindi insomma il risultato non, ovviamente non si discute da questo punto di vista. Però di fatto Federica e Massimo possono essere considerati vincitori morali perché le emozioni che hanno trasmesso loro sia nell'originale sia ancor più ieri sera nel libero restano uniche e superiori a quelle che hanno offerto tutte le altre coppie in gara. E tra l'altro ieri c'è stato anche un siparietto piuttosto simpatico perché durante l'intervista televisiva abbiamo anche proposto uno, dal punto di vista sportivo, uno scambio di coppie, cioè Federica Faiella con Luca Lanotte, Massimo Scali con Anna Cappellini. Anna ha detto guarda, io con Massimo duro due giorni per il carattere che abbiamo, però è bello anche vedere questa rivalità sana, anche perché in realtà si tratterà di un passaggio di testimone, di consegne dopo l'Olimpiade di Vancouver come responsabilità di portare in alto la danza. Sì, indubbiamente. Se come sembra effettivamente Massimo e Federica al termine di questa stagione decideranno di smettere l'attività, il che sarebbe evidentemente un grande peccato per tutto lo sport italiano, gli eredi sono